Ok, ora sei in diretta. Perché qua non viene fuori niente? Ah, perché devo girare la telecamera. Cazzo, si sentire. Sentire. No. Via. Sì, non ti preoccupare. Ok, sto iniziando a entrare. Chiudi qua i gruppi Facebook se è aperto. Nasconditi la linea tra le tue tre uova. Lo chiudo. Sì, vado lì, vai avanti che... Ciao, ciao a tutti, man mano che entrate. Ciao. Ciao Manola! Mi sente bene? Mi mandate degli input, per favore? Devi invertire la telecamera. Devi schiacciare E sull'immagine come piccola faccio a tua. invertirla? Devi Aspetta. schiacciare sull'immagine piccola tua. Sull'immagine piccola tua, Tua, schiaccia. di tu. Ah, quella mia. No, quella tua, perfetto. Fatto? Ok. Bene. Tolgo il microfono. No. Come mai qui non vengono visualizzate? Vabbè, ce ne sono sette. Sì. Saluto anche quelli della BioFitness che adesso mi stanno mandando gli input, quindi sentite bene anche voi? Bene, ciao a tutti. Aspettiamo ancora un po', siamo in anticipo. Perché qui non riesco a vedere? Simonetta dell'M100, che vuol dire non riesce a vedere? Ciao Patrizia! So come mai quando c'è su... No... Ma hai acceso la tua linea? Ok. Stop. Ok, anche Adesso ci se... sono. Ok, Simonetta, perfetto. Guardo i vostri messaggi. Aspetta, apro il finestra, sto morendo.
Allora, intanto preparatevi la sedia, quindi non so chi è che ha fatto lezione con me anche domenica, useremo semplicemente il nostro corpo, una sedia e un asciugamano da mettere a terra. Rifiuta. Come numero mi sembra stabile. Dove sono? Allora, andiamo, partiamo, ci siete? Ok, mi sposto in modo che mi vedete bene. Adesso, per adesso la sedia non ci serve. Ok, posizioniamoci. L'altra cosa importante, facciamo queste lezioni senza... Giulia, mi devi... si è disconnesso. Non Scusate so. perché ho problemi di connessione sull'altro gruppo. Facciamo che... Lei com'è? Internet. Cioè, Eh? papà, c'è già scritto internet. Dati? Ecco. Dati? Sì. Proviamo a vedere adesso se tiene. Papi, fermo. Eccoci. Ok, allora, piedi nudi, iniziamo, posizione rilassata, allunghiamoci bene verso l'alto, rilassiamo le spalle, cerchiamo di trovare il giusto equilibrio con l'appoggio dei piedi. Ok, aggrediamo bene, concentratevi, aggrediamo bene con le dita del piede il pavimento e lentamente facciamo dei piccoli sbilanciamenti con il corpo allineato avanti e indietro. Vi metto di lato per farvi capire lo sbilanciamento come deve essere fatto. Ok, cerchiamo di non inclinare in avanti il busto, ma semplicemente andando avanti, indietro, avanti, indietro lentamente. Il tutto cercando di mantenere l'allineamento sempre verso l'alto. Ok. Adesso piano piano andiamo ad aggredire il pavimento con le dita del piede e andiamo verso l'alto, spingiamo verso l'alto e scendiamo giù lentamente. Man mano che saliamo verso l'alto, con le dita del piede cerchiamo di, ripeto, appoggiarne uno alla volta, partendo dal più piccolo, andando verso la luce e scendendo lentamente. La discesa, mi raccomando, non deve essere brusca, ma lenta, quindi controllo. Forza, piano piano. Respirare. Adesso in equilibrio su un solo appoggio, vado con il piede che va a chiudere, vedete, le dita, quindi vado in chiusura. Piano Spostati, piano fai un passo. e in estensione. Se avete difficoltà di equilibrio, questo lo potete fare appunto aiutandovi con la sedia. Naturalmente l'aiuto della sedia facciamolo il meno possibile, ok? Quindi appena appena caricando bene, vedete, lavorando bene in estensione ed in flessione. Lo facciamo piano piano, lentamente, respirando e continuando a mantenere un atteggiamento di allungamento verso l'alto. Cambiamo piede, via, stessa cosa,
Ma piano piano, deve essere una sensazione piacevole, piano. Chiudo e estendo. Chiudo ed estendo. Adesso un attimo solo vi sedete, prendetevi pure il vostro piede e lentamente, vedete, andiamo ulteriormente ad accentuare questi movimenti anche abbinando un massaggio con gli alluci, piano piano, via, uno, due. Le dita, piano piano, via, lentamente, massaggiatevi, massaggiatevi bene il vostro piede. Come dicevo, questo è un lavoro che viene fatto pochissimo, ma in questo momento che abbiamo tanto tempo a disposizione, potete farlo anche voi liberamente nei momenti della giornata. Cambiamo piede, lo stesso. Stesse cose, non c'è fretta, concediamoci questi momenti, rilassiamo e massaggiamo bene il piede, sempre continuando in tutti questi movimenti, caviglia, via, lentamente. Ok, ritorniamo nella nostra posizione. E continuiamo nel riscaldare le grandi articolazioni. Quindi adesso passiamo alle ginocchia, quindi piccolissimi molleggi, ma mi raccomando, continuiamo sempre a avere il controllo e l'equilibrio sui piedi. Quindi piccoli molleggi, mi metto di lato per farvi capire. Il molleggio non deve essere brusco, ma deve essere fluido, con sempre l'atteggiamento di apertura con le spalle, con lo sguardo in avanti. Ok, adesso piccoli cerchi, ritorno in posizione frontale così vedete meglio, lentamente, piano piano, piano piano, piano piano. Adesso, oltre al movimento con le ginocchia, lavoriamo anche con, vedete, movimenti con i piedi. Vedete i piedi come si muovono a seconda anche del movimento che state effettuando con le ginocchia. Inverto e continuo, continuo. Provate, inventatevi tutti i movimenti che volete con i piedi, con le ginocchia. Via, piano, piano. Continuare a respirare. Salgo su, lentamente, rilasso e piano piano andiamo a riscaldare bene il bacino, come facciamo, il solito movimento sempre estremamente importante di anti-retroversione, continuando a mantenere l'atteggiamento rilassato con la parte superiore. Quindi cerchiamo di, l'errore che si fa nel fare questo movimento di anti-retroversione è quello di chiudere le spalle, no, rilasso la parte superiore, forza. Adesso lavoro sulla mobilità del bacino, quindi cerco di mantenere la parte superiore ferma e vado con dei cerchi, con delle circonduzioni, naturalmente in base alla vostra mobilità potete accentuarli quanto volete, ampi un paio in un senso, un paio nell'altro senso, forza, ampio, ampio, perfetto. Continuiamo a salire, via, solo con le spalle, sempre in allungamento. Piccole circonduzioni all'inizio, man mano che andremo ad aumentare l'intensità, aumenteremo anche l'ampiezza, via, più ampio. Il tutto però senza fermarci. Adesso piano piano porto le mani alle spalle e le stesse circonduzioni le faccio, vedete, con i gomiti che descrivono dei cerchi ampi, però continuate, lo ripeto sempre, ad allungarvi verso l'alto, mantenete anche, sentitevi il vostro collo che deve essere in una posizione rilassata, inverto il senso della circonduzione, via, cerchi ampi, perfetto. Adesso i gomiti, vedete, vanno su e giù, su
e giù con dei movimenti paralleli. Uno, due, quindi non si devono aprire. Uno, due. E adesso provate a concentrarvi sincronizzando un leggero piegamento delle braccia, delle gambe, scusate, abbinato anche al movimento delle braccia. Forza! Dolce ed ampio il movimento. Uno, due. Uno, due. Uno, ok, forza, non ci fermiamo, allunghiamoci, fermi sul posto, lungo verso l'alto, sempre atteggiamento di massima apertura. Uno, due, uno, due, uno, ok, via. Adesso lentamente, braccia su, ok, immaginate, abbiamo tutti il soffitto, abbiamo un pennello tra le mani. Con questo pennello andiamo a descrivere un cerchio verso l'alto e poi lo invertiamo come cerchio, via. Un paio in un senso. Durante questo movimento cercate di immaginare di andare a toccare il soffitto, quindi vi allungate, forza. Vi allungate, hop, un giro in un senso e ritorno nell'altro senso. Via. 3, 2, 1. Ok, ritorno, rilasso qualche secondo, leggerissimi movimenti sul posto, vedete, in appoggio morbido. Con le caviglie, l'appoggio deve essere reattivo. Ricordatevi quando facciamo lezioni insieme: non appoggiate tutto il piede come per pestare le uova, ma leggero appoggio sull'avampiede, un appoggio reattivo. Recupero qualche secondo. Ok, pronti, via. Iniziamo a riscaldare un pochettino adesso, un po' in maniera più intensa. Tengo appena appena la sedia dietro, ve la metto di sbiego così vedete. Ci serve per costruire bene la posizione. Uno, due, via, piano. Sfioro la sedia appena appena e poi ritorno su. Per adesso la devo solo sfiorare, non dovete fermarvi sulla sedia. Via, via. Respiro bene. Continuo a spingere bene sull'appoggio dei piedi, vedete l'atteggiamento con le braccia, con le spalle completamente rilassato. Lo sguardo, naturalmente, quando voi vi piegate, lo sguardo appena appena va verso il basso avanti, non rimanete con lo sguardo in alto perché altrimenti create tensione. Uno, due, ok, apro un po' di più, quindi l'abbiamo fatta. Nella posizione 1 andiamo nella posizione 2 che viene detta posizione sumo. Stessa cosa, per adesso ci fermiamo alla sedia, hop, 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 hop. Siamo ancora in tutta la fase di riscaldamento, respirare bene, forza, via, via. Via, sempre fase di riscaldamento frontale. La sedia ce l'ho vicino perché la posso usare per mantenere l'equilibrio e per costruire bene la posizione. Quindi sono qui, appena appena scendo, scendo. Cercate di limitare il più possibile l'utilizzo dell'appoggio, ma sentitevi. Sentitevi bene in equilibrio. 3, 2, 1, cambio, via. Dall'altra parte con l'altra gamba. Ci siamo? Apertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, via. Recupero. Come ho detto l'altra volta,
A seconda di quanto volete rendere intensa la lezione, potete fare il recupero da seduti e continuando a muovervi da seduti, oppure in piedi con la camminata, oppure se la volete rendere più intensa, simulando una leggera corsetta. Queste sono le tre differenti tipologie di recupero. Gestitele voi come volete. Ci siamo? Ok, ritorniamo frontalmente, uniamo un pochettino tutto il riscaldamento, quindi parte superiore, parte inferiore e iniziamo braccia. Mi metto di lato per farvi vedere, in questo caso il capo appena appena va ad arco con lo sguardo verso l'alto. Il bacino, vedete, è fermo. Il lavoro di estensione è solo sull'ultimo parte delle vertebre toraciche. Uno, e iniziamo anche, vedete, hop, molleggio, sincronizzo con le gambe e tutto il respiro e aumento un po' la volta, aumento un po' la volta fino, vedete, movimento di chiusura completa ma rilassata, hop, estendo, 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 completo, estensione sulle punte, quindi anche coordinazione, equilibrio, hop, 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 4, 3, 2, 1, recupero, forza, iniziamo a bere un pochettino, via. Ci siamo? Via! Di nuovo la nostra sedia. Pronti? Lentamente, perfetto equilibrio, tenuta, allungamento. Via! Uno, inizio con le braccia fuori. Le braccia fuori, ok? In equilibrio, posizione frontale. Uno. 2, 1, 2, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, bene, ginocchio che va subito verso l'alto e l'alluce che appena appena si appoggia sulla sedia. 1, 2, 1, 2, 1, cambio, rilasso. Via, posizione, l'altro, partenza, via, uno, due, morbida apertura, se vi sentite più, come dire, meno in tensione, portate le braccia verso l'alto, vedete voi, quattro, cinque, sei, respirare, sette, ho, 8, quando torno giù lo stesso appoggio appena appena, 9, 10, recupero, forza forza, recupero, recupero. Adesso il movimento lo mettiamo con la coordinazione braccia gambe, quindi movimento è quello base che ho fatto, che abbiamo fatto prima. Coordiniamoci, quindi gamba, iniziamo con la gamba sinistra che sale, gamba sinistra che sale, braccio destro che segue. 1, 2, 1, 2, 1, cercate di andare bene subito in alto col ginocchio e con, vedete, l'alluce appena appena in appoggio sulla sedia, vedete la posizione? Hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop. 5, equilibrio con l'altro piede, 7, 8, 9, 10, cambio l'altra gamba, ci siamo? Quindi si inverte, concentratevi un attimo sul primo movimento di partenza, la gamba destra va su e la mano sinistra, ci siamo? Pronti? Via, 1, 2, 3, 4,
Apertura, busto. 6, 7, 8, 9, 10. Recupero, recupero, forza, leggero, leggero. Recuperare. Ok, adesso il movimento identico lo facciamo con l'affondo. Quindi iniziamo sempre con la sinistra che va su, quindi su e poi affondo. Su e poi affondo, vedete? Affondo, affondo, affondo. 4, 3, 2, 1. Cambio l'altro, piccolo recupero. Pronti per l'altra? Ci siamo? Via! Op, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recupero, forza, forza. Bene, bene. Ci siamo? Giriamo la sedia. Ci mettiamo lateralmente, ok? E andiamo adesso, gestendo voi quanto aiuto volete dalla sedia, l'affondo posteriore, ok? Quindi lentamente iniziamo con la gamba sinistra, quindi 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, cambio, piccolo recupero, forza, forza. L'altra, ci siamo? Pronti? Via. 1, 2. 3. Gestite voi l'aiuto con la sedia. Forza, vi permette di migliorare l'appoggio. Forza. Hop, la distribuzione del peso per bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forza. Recupero, recupero, forza, forza. Ritorniamo frontale. Ci mettiamo appena appena fuori. Guardate il movimento, lavoriamo tutto sulla mobilità dell'anca. Equilibrio, quindi coordinazione, equilibrio. Vado 1, 2, 1, 2. Cerchiamo di rimanere in linea e fermi, quindi non compensiamo. Concentriamoci nel continuare a far lavorare bene gli addominali. Quindi vado su con il ginocchio e poi apro lateralmente andando ad appoggiare sempre con la punta del piede, vedete? Importante controllo addominali. Hop. Oh, l'ho fatto lentamente per farvi capire. 1, 2, 1, 2, 4. Allungarsi. Immaginate che ci sia io che vi tiro i capelli verso l'alto. 3, 2, 1. Recupero. Forza, forza, forza. Con l'altra gamba preparatevi bene la sedia come posizione idonea, equilibrio, allungamento, via ginocchio destro che va bene su e si apre, si appoggia appena appena la punta all'alluce. 1, vado su e poi apro, su e poi apro,
Io mi asciugo il sudore che sto sudando. Beviamo. L'avevamo impostato anche l'altra volta, quindi il movimento è quello che al naturale viene fatto in questo modo. È molto difficile perché occorre grande controllo ed equilibrio. Qui abbiamo il vantaggio di poter usare appena appena l'appoggio. Vedete? Andate su dritti, non dovete ruotare il bacino, dovete sollevare l'arto e appena appena immaginate che non ci sia la sedia, questa è la posizione, ok? Piccolo aiuto e poi ritorno. Piano piano, mentre vado giù in avanti col busto, in orizzontale, vedete, il busto diventa parallelo al suolo, l'arto è disteso bene dietro e ritorno. Via, 6 volte di seguito. Ricordatevi, sollevamento dell'arto è alla stessa velocità dell'avanzamento del busto. Forza, piano piano. 4, 3, 2, 1. Ok, qualche secondo di recupero. Cambiamo arto. Posizione, prendete le misure, le distanze. Via, partenza. Mentre sto andando, il busto si solleva, l'arto si solleva e via. Piano piano, sia la fase di andata che la fase di ritorno. Piano piano. 4, 3, 2, 1, recupero, forza, non fermatevi completamente. Ok, mi posiziono come se fossi fermo, quindi appena appena in appoggio. Dolcemente, giusto per mantenere l'equilibrio, appena appena immaginate solo le dita e via, piano piano, uno, e torno giù, due, il bacino non deve ruotare, non è uno slancio, dovete sollevare lentamente l'arto, via, uno, piano, due. Provate lentamente, man mano che riuscite a sentire la posizione, ad allentare l'appoggio sulla sedia, ma continuando a mantenere bene la posizione e l'equilibrio. 4, 3, 2, 1, recupero, forza. Pronti a cambiare posizione, l'altro morbido, appena appena provate, il piede diventa la cosa fondamentale, aggredisce il pavimento, equilibrio e via. Uno, due, tre, quattro, non è uno slancio, cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Forza, recuperare. Leggero, leggero, leggero movimento. Ok, sempre la nostra sedia. Posizione laterale. Vado leggermente in avanti e immaginate di costruire, vedete, un angolo
retto tra la gamba e la coscia, appena appena fuori il bacino dall'appoggio, reattivi verso l'alto, l'errore che si fa è questo, no, questo, quindi errore è questo, su, reattivi durante tutto il movimento, scendo, i gomiti si piegano, quindi scendo, gomiti si piegano, hop, cercando di utilizzare il meno possibile le gambe, quindi scendo e spingo con le braccia, scendo e spingo con le braccia, per bene, hop, respirare, hop, respirare, hop, 4, 3, 2, via 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 movimento, non abbiamo recupero adesso, riduciamo i recuperi, il recupero è questo, forza, oh, rilasso, vedete, lo uso come slancio per rilassare i tricipiti, forza, ma continua a lavorare con la parte inferiore, di nuovo, posizione. Mi sbilancio fuori appena appena col bacino. Adesso cosa faccio? Con le braccia identico, solo vado in avanti con un arto, uno, e inverto, hop. Quindi una gamba si distende, piego le braccia, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, 4, 1, 2, 3, ok, recupero, recupero, forza, respirare, via, via, sciogliere le braccia, via, 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 bene. Frontale, mi metto frontale per farvi vedere il movimento per bene. Quindi vado sempre col bacino appena appena fuori, reattivi col busto. Bene, adesso porto in fuori, apro, ho, apro, ho, apro, ho, apro, ho. Continuo a spingere con le spalle. Hop, 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 fermo il busto, continuo nella spinta, 4, 3, 2, 1, 0, oh, via, recupero, forza, 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 braccia, guardate, laterale, movimento, hop, hop. Lascio andare le braccia e via con busto sempre più ampio, sempre più ampio. Respiro bene e adesso aumento anche il movimento con le gambe. Respiro, forza, sciogliere molto ampio le braccia. Forza, via. Via! Ok, recupero! Forza, non ci fermiamo! Sempre leggero, movimento, gestite il recupero. Chi vuole recuperare stando seduta o seduti muove solo le spalle, non completamente fermi in questa fase. Forza, forza! Ok, ritorniamo con la nostra sedia. Quindi la utilizzo. Ci siamo? Apro, posizione sumo, ok? Quindi molto ampia. Mi appoggio appena appena con la sedia sulla sedia per
sentire il movimento, ci siamo, braccio fuori, ok? E mi sposto lateralmente. Uno, due, uno, due. Via, le gambe sono ferme però, eh? Cerco di andare a toccare l'oggetto lontano che avete sia da un lato che dall'altro. Forza. Via. Via, respirare. Forza. Adesso è uno, due. Sempre con le gambe ferme, vedete, vado a raccogliere una cosa laterale ma altissima. Via, allungo. Forza. Adesso avanti, 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 avanti. Quindi ogni volta scendo di più col bacino. Forza, via, via, via. Oh, recupero. Forza, forza. Via, via. Ok, possiamo mollare la sedia, andiamo al suolo. Con calma, iniziamo la fase 2. Ok, partiamo su, vedete, avete tutti davanti la stuoia, non ho detto ancora giù completamente, eh? Quindi, pronti, quindi braccia, estendo, estendo, mi allungo e vado giù completamente. Vedete, poi inizio nello srotolamento piano piano, vertebra dopo vertebra, e inverto, estendo nuovamente, ampio questo movimento. Immaginate di dover andare a graffiare il soffitto e poi di nuovo giù. Respirazione durante tutto il movimento, forza. Espiro. Apertura, inspiro, espiro piano piano, giù completamente, nuovamente su, forza, ampio, giù, adesso aggiungiamo la variante, andiamo giù davanti ai piedi, appoggiamo il palmo delle mani, mi vedono col palmo? Appoggiamo il palmo delle mani, cammino avanti, oh, oh, spingo verso l'alto, allineo il corpo, ritorno piano, piano, ritorno col palmo delle mani attaccato agli alluci dei piedi. Forza, mollate giù il busto. Nuovamente, cammino, usate anche le dita della mano. Oh, allineo. Ultimo, ritorno. Forza. Giù, recupero. Avanzo nuovamente a metà e mi fermo in quadrupedia. Forza. Posizione, distribuite bene il peso del corpo, le solite raccomandazioni. Cosce, braccia, posizione perpendicolare. Ci siamo? Forza, lentamente. Sempre camminando, descrivo un arco di cerchio. Bacino rimane fermo durante tutto questo movimento. Vedete, appoggio dopo appoggio, descrivendo davanti a voi un arco di cerchio. Quando raggiungo il punto di massima torsione laterale,
la mantengo per qualche secondo e poi riparto andando a descrivere un cerchio più ampio, quindi ad ogni arco vi allontanate sempre di più. Man mano che vi allontanate, che le mani fanno un cerchio più ampio, il bacino avanza. Non è questo, perché l'errore che si fa è che si rimane dietro. No, perché durante questo spostamento dovete lavorare con gli addominali e con i glutei per mantenere. Respiro, continuiamo, forza! Più ampio, maggiore tenuta con gli addominali, è qui che devono lavorare tantissimo. Forza, ultimo, più ampio. Mi fermo al centro, vedete? Stringo glutei e addominali, tengo la posizione, respiro qualche secondo e piano piano, sempre camminando, ritorno al centro e questa volta vado dietro in recupero. Lascio scivolare bene il bacino dietro. Ritorno in quadrupedia. Vedete, ben equilibrato. Mi vedono bene? Sì. Piego solo le braccia, il bacino è fermo. Il capo va appena appena ad appoggiarsi con la fronte tra la linea che congiunge le dita più lunghe della mano, vedete i gomiti non così, ma obliqui rilassati e poi spingo. Uno, due, uno, due. Respiro bene, spingo, op, spingo, op. Scapole che lavorano in ab e adduzione. Allontano le scapole, margini inferiori quando spingo verso l'alto. Si chiudono quando scendo col petto, forza! Respiro, fermo il bacino, fermo il bacino, fermo il bacino, su, dietro, scivolo, recupero. Via via, recuperare bene. Posizione questa volta un po' più aperta, quindi prima eravamo nella posizione tradizionale in quadrupedia, adesso la apro appena appena. Continuo a lavorare braccia pettorali. Adesso il movimento è avanti, il bacino, vedete, fa un piccolo movimento, descrive un piccolo arco di cerchio. Uno, due, uno, due. Ora, qui potete piegare appena appena, va bene lo stesso, o chi ce la fa scende bene. Mi raccomando, non insaccatevi con le spalle e soprattutto non ruotate in fuori i gomiti. Oh, via, respirare bene, forza, via, ultimo, su. E dietro recupero. Posizione. Distribuisco bene il peso, punto anche i piedi. Ci siamo? Via, piano piano, spingo contemporaneamente, proietto il busto, proietto il busto, scusate, il bacino verso l'alto e piano piano avanzo il più possibile col petto in direzione ginocchia e contemporaneamente i talloni scendono, spingo più possibile verso l'alto, riattiva le spalle e giù piano piano e allungo. Respirare bene qualche secondo di recupero. Ve la ricordate la posizione? Bene, via. Ritorno. Concentratevi e su proietto il corpo. Via. Torno giù questa volta morbido. Non date delle ginocchiate.
Su, scendo coi talloni, morbido e allineo bene la quadrupedia. Su, respiro, espiro, quadrupedia, via. Su e giù, allineo la quadrupedia e vado in recupero. Forza. Ritorno nella mia posizione di quadrupedia. Appena appena vedete il bacino un po' più sollevato, piano adesso, vedete? Per adesso lasciate tutte e due le mani in appoggio, ruoto e poi porto la gamba fuori. Op, porto la gamba fuori. Quando avete acquistato sicurezza, la mano dal lato dove deve uscire la gamba la stacco e la posizione ideale è questa, piano, respiro, lì, piano, apro, piano, apro, piano, centro, appoggio, recupero. Ok, subito, decubito laterale. Usate, dimmi se mi vedono bene. Sì, abbasso un po' Marisa. Allora, usate il braccio come il vostro cuscino. Allineatevi bene in equilibrio. Posizionate bene, vedete il piede in appoggio a martello che fa da base d'equilibrio. Contraete addominali. Dovete rimanere bene in equilibrio laterale. Già in questa posizione dovete stare fermi e piano piano, piano piano, apro lo spazio che c'è tra i vostri malleoli, piano piano, quando scendo giù non devo chiudere completamente, ma mi fermo a circa 15-20 cm tra malleolo e malleolo. Il tutto non oscillando, dovete, il lavoro più importante è quello di continuare a mantenere il controllo della posizione. La cosa più importante non è il sollevamento dell'arto, e sono le due cose combinate, sollevamento, controllo della posizione, sollevamento, controllo della posizione, piano, piano, continuate ad allungarvi bene col busto, col corpo, anche se siete in appoggio e soprattutto cercare con la contrazione degli addominali mantenere una piccola luce sotto il fianco, piano piano. Chi vuole renderlo più intenso, il braccio, vedete, lo portate su. Naturalmente questo implica un buon controllo perché non oscillate lateralmente e non avete l'ausilio del braccio. Ok, adesso per allungare, piano piano, flettiamo la gamba avanti, lasciamo bene cadere il ginocchio al suolo. Allunghiamo, rilassiamo qualche secondo. Ritorniamo nella nostra posizione. Facciamo due esercizi, appunto. Il primo l'abbiamo già fatto, il secondo è questo in decubito laterale. Ma vi posso assicurare che fatti bene, sono molto intensi. Quindi sempre massimo controllo, fermi completamente. Apro leggermente lo spazio tra i due malleoli e piano piano avanzo e torno dietro. Quando torno dietro non devo oscillare col bacino, piano avanti, piano dietro.
Durante questo movimento dovete lavorare con la caviglia, quindi quando andate con l'arto avanti, la caviglia si flette con la punta verso la tibia e quando andate dietro spingete in arco plantare. Forza, 1 e 2, 1 e 2, 1, quindi avanti le dita vanno verso la tibia, dietro vanno lontanissime. Via. Lentissimo, massimo controllo del movimento. Respirare bene. Ancora 2, 1 e 2 e rimanete con la gamba flessa. Allunghiamo bene. Allungare, allungare, perfetto. Pronti, giro, andiamo dall'altro lato e facciamo le altre due sequenze, le due serie sull'altro fianco. Mi raccomando, prima di partire, accuratamente trovate la posizione, quindi appoggio sul braccio, equilibrio, piede sotto, vedete, inflessione dorsale che fa ampia base, contraete la muscolatura della coscia che è in appoggio, contraete gli addominali e si parte piano piano. Massimo controllo. 3. Chi ha un buon controllo e vuole aumentare l'intensità, braccio su. Lì, fermo in alto senza perdere l'equilibrio. 4, 3, 2, 1, fletto in avanti, allungo, via. Qualche secondo, ancora, 4, 3, 2, 1, riprendo posizione, piede a martello quello sotto, pronti, quindi quando porto la coscia avanti, il piede, le dita, vedete inflessione dorsale, mentre sto tornando indietro, estensione massima, ma il bacino non si muove più di tanto, piano. Non è uno slancio, movimento di pochi gradi con massimo controllo, non dovete assolutamente oscillare. Anche qui, chi lo vuole rendere più intenso, ma è molto difficile, via, via, 4, 3, 2, 1 e fletto ancora, abbandono e allunghiamo. Ok, continuiamo col nostro giro del corpo, andiamo, posizione supina, via. Opla. Rilassiamoci qualche secondo, ve lo concedo. Aprite bene le spalle, trovate il giusto equilibrio col capo, se qualcuno ha bisogno si metta qualcosa sotto il capo, va bene, pronti, via lentamente, estendo l'arto sinistro, ok, massimo equilibrio, fermo il bacino, su e giù. Anche qui non è uno slancio, è un sollevamento abbinato al movimento della caviglia. Quando l'arto viene su, la caviglia, vedete, il piede si chiude in avanti, mentre andando giù diventa il piede quasi l'allungamento dell'arto. Piano, attenzione, cercate di limitare il più possibile anche la spinta con il piede della gamba che è piegata al suolo, è appena appena appoggiato, tutto il lavoro è a carico del vostro
core della parte centrale che deve controllare e stabilizzare il tutto. Le spalle sono rilassate. Lo sguardo è lì rilassato, il capo lì. Forza, 10 volte, respirare bene. Mi raccomando, il movimento della caviglia. Ampio, ampio. Usiamo anche il più possibile le dita del piede. Facciamo fluttuare il più possibile. Dreniamo i liquidi. E flettiamo al petto, appoggiamo, cambiamo posizione. Pronti, estendo l'altro. Ricordatevi il movimento, costruitelo prima in testa, soprattutto importante la caviglia. Ci siamo? Via! Flessione dorsale, estensione massima. Chiudo con le dita, estendo al più possibile, apro le dita del piede. Quando vado giù, immaginate che durante il volo dovete acchiappare una mosca con le dita del piede. Oh, non caricate sull'altro appoggio, tutto gestito dagli addominali. Respirare bene. Forza, quanti sono ancora? 15 in biofitness e 7 in M100. Ok, fletto, porto le gambe al petto, chiudo. Però è passata un'ora. Ok, appoggiamo, mani sotto la nuca, siamo quasi alla fine, facciamo una ripassata di tutta la muscolatura, via piano piano, oh. Piano piano, via, piano piano, via, piano, respirare, piano, respirare, piano, continuo. Senza fermarsi, vado con prima un arto, poi l'altro e continuo. Sollevo le gambe, vedete se mi piegate, se mi piegate, via, via. Forza, hop, lì. Non fermatevi. Ok, mi fermo un attimo qua, concentratevi adesso. Mentre sto andando su col busto, vedete, ruoto, un braccio, un gomito va al suolo, l'altro va verso la parte opposta, ma non dovete chiuderlo, sempre aperto, ritorno al centro, non completamente giù, su, ruoto, centro, non completamente giù, su, ruoto, via, piano, respiro. Op lì, op lì, op lì, torno giù, allungo, recuperiamo, forza. Lasciamo andare, lasciamo cadere le cosce al petto. Iniziamo l'ultima fase di allungamento, rilassiamo, rilassiamo, appoggiamo le gambe, portiamo una gamba accavallata sull'altra, lasciamo che il piede della gamba che è accavallato all'altra scivoli piano piano in maniera naturale verso il suolo e a questo punto andiamo in caduta laterale. Durante la caduta laterale non andiamo a staccarci con la spalla opposta, la spalla rimane al suolo, lasciamo che gradualmente il ginocchio della gamba scenda piano piano, piano piano, manteniamo sempre il controllo della spalla e appunto andiamo a sentire piano piano il graduale allungamento di tutta la muscolatura controlaterale, piano. E a questo punto anche lo sguardo va verso la parte opposta, quindi col braccio laterale, via. Inspirate ed espirando lasciate ulteriormente cadere il ginocchio al suolo in maniera completa, forza, forza, completa, completa. In questo movimento sciogliete la gamba che prima era appunto accavallata, fate ulteriormente cadere al suolo il ginocchio della gamba superiore, completo, via via via, aumentare se volete sollevare un po' di più la
il piede verso l'alto, abbandonatevi, via, rientro in posizione centrale, piano piano, senza fare movimenti bruschi, raggiungo la posizione centrale, porto l'altra gamba su, ok. Mi raccomando, rilassatevi perché la parte di rilassamento, allungamento ha uguale importanza. Cadete giù piano piano, via. Per ora con la gamba incrociata all'altra. Lentamente lasciate che il peso della gamba trascini tutto. Allungate senza sollevare la spalla opposta. Bene, adesso sciogliete la gamba e andate più giù. Via. Abbandonate. Bene, bene. Allungo. Ok. Girando in decubito laterale lentamente venite su. Ora raggiungete la posizione centrale, ok, le gambe appena appena divaricate, ok, vi allungate verso l'alto, ok, piano piano, via, andiamo su, allunghiamoci e lentamente cadiamo piano piano dolcemente in avanti, appoggiamo le mani e molliamo completamente tutte le tensioni giù, giù, giù. Piccoli molleggi, vedete, laterali, spostando il peso del corpo da una chiappa all'altra e in contemporanea piccoli passettini in avanti con le mani, andando con i polpastrelli più lontano e continuando a spostare il peso del corpo da un gluteo all'altro. Forza, forza, forza. Adesso, sempre camminando con i polpastrelli al suolo, mi porto verso la gamba destra con la mano sinistra all'interno e la mano destra che va verso l'esterno. E col peso del busto avanzo ancora ulteriormente. Ok, via, piano piano cammino inverso, passando per il centro con i polpastrelli dolci, dolci, vado verso la gamba sinistra. Mi allungo, mollo tutto ancora di più. Ok, torno al centro verso la parte centrale interna, continuo, continuo, vedete, piano piano, anche aiutandomi con le mani, mi apro, mi apro, mi apro. Ok, adesso lentamente trovate la vostra posizione comoda, abbandono, completiamo, siamo alla fine. Appoggio dolcemente le mani, vedete, gli avambracci sulle ginocchia. Lascio cadere bene le spalle. Nel momento in cui vi sentite perfettamente rilassati, iniziate piccoli movimenti con il capo. Naturalmente l'ampiezza del movimento dipende dal vostro grado di tensione sui muscoli del collo. Non esagerate, fateli piano piano, scendete piano piano. Respirate piano piano. Ok, lasciando, vedete, il capo giù su un lato, la mano opposta scivola giù, vado su con la mano, piano, senza esagerare, allungate un pochettino, ma lentamente l'allungamento qui deve essere piacevole, piano, sempre continuando anche a spingere verso l'alto col busto. Respirare.
Lentamente mollo il peso della mano sul capo, lascio che il capo ritorni da solo dolcemente, appoggio l'altra mano laterale, scivolo con la spalla, l'altra mano va su mentre il capo si flette e piano piano, gradualmente con il peso del braccio, aumento gradualmente l'allungamento, ma sempre con una sensazione piacevole. Continuate ad essere reattivi verso l'alto col busto. Forza. Respirare. Alleggerisco. Ok, piano piano. Riprendo dolcemente, respirando piano piano, piano piano. E io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento per domenica alle 11. Mi raccomando, continuate a muovervi tutti i giorni, mi mancate e ci vediamo presto. Anche a me. Anche Ciao! a me ci manchi tanto. Quanto manchi Michele. Ciao. Ciao! Ciao, ciao Marisa!